Bentornati a un nuovo appuntamento con Medicina Regione Lazio. Oggi parleremo dei rimedi ai dolori da smart working. È un problema che attanaglia un sacco di persone, soprattutto dopo il Covid. Lo faremo con un osteopata e fisioterapista. È venuto a trovarci nei nostri studi il dottor Simone Fontana. Benvenuto, dottore. Salve. Grazie per aver accettato il nostro invito. È stato un piacere. Allora, abbiamo parlato dei problemi che sono molti. Ne vogliamo elencare alcuni? Ce ne sono tantissimi, tutti i giorni in studio. È un continuo. Sì. Dopo il Covid c'è stata un'esplosione dello smart working e di tutti i problemi associati, in modo particolare cervicalgie, problemi di spalla, epicondiliti, comunque problemi legati alla sedentarietà del lavoro. Potremmo parlare addirittura di problematiche meccaniche da sovraccarico, come se fosse un trauma stare tutto quel tempo seduto per il nostro sistema muscoloscheletrico. Ah. Quindi è diventato veramente un problema quasi sociale. Esatto. E quali sono le cause? Fondamentalmente le cause è il mantenimento di questa posizione, che molte volte non è neanche troppo corretta per via delle scrivanie, per via delle poltrone, delle sedute, e mantenuta nel tempo. Questa posizione costringe proprio a stare fuori da tutti i fulcri naturali che noi abbiamo, e quindi non ci permette di stare correttamente seduti, comunque essere liberi di muoverci dove dovremmo muoverci in alcune strutture. Chiaro. Dottore, mi viene una curiosità: oltre alla postura sbagliata, magari alla posizione, non incide anche una parte proprio nervosa? Sì, sicuramente, anche il fatto dello stress che si accumula comunque tende un pochettino a riflettersi su questa chiusura del cingolo scapolare, quindi le spalle si incurvano in avanti, c'è proprio uno stress pesante su tutti i trapezi. Perché immagino ci sia una tensione continua. Esatto, esattamente. Quello che succede è un'inversione di funzione, cioè i muscoli del cingolo superiore, del triangolo superiore, sono dei muscoli nati per muoversi e noi li costringiamo a stare fermi. Certo. E in questo, diciamo, in questo scenario interviene il dottor Fontana. Sì. Che facciamo, dottore? Allora, io in un primo approccio utilizzo un approccio osteopatico dove valuto tutti e tre i legami nella mia osteopatia, e quindi legame meccanico, legame neurologico e legame fluidico. Mi occupo in modo particolare del legame meccanico, mi reputo pratico solo di quel campo in maniera abbastanza specifica, dove mi occupo delle meccaniche del movimento. Tratto quelle seguendo i vecchi canoni dei vecchi maestri, tra cui uno dei più importanti, Little John, e poi seguo quelle di Alain Bernard, che è stato nostro maestro, che ci ha insegnato. Certo. Ok. E dopo un primo approccio osteopatico, dove cerchiamo di calmare le acque, sì, okay, quando il paziente riportare un po' il sereno. Esatto. E svuotiamo un pochettino il bicchiere prima che cada di nuovo l'acqua. E in realtà quello che poi andiamo a fare è impostare un lavoro globale, che è un lavoro importantissimo, dove si lavora su quella che è lo schema motorio del paziente. Quindi si rende concezione al paziente della sua posizione, di come si trova, di dove si trova, cioè come mi tengo dritto con il collo, mi tengo dritto con la schiena, mi tengo dritto con la zona dorsale. Quindi tutto questo lavoro propriocettivo fa sì che il paziente sappia dove tenersi e eviti quelli che sono poi dei compensi, o comunque il mantenersi su delle zone che non sono nate per quello. Ho capito, quindi si rende consapevole il paziente di come sta nello spazio. Come sta nello spazio. E poi la terapia che si attua? La terapia è in primis, di solito lavoro su quelle che sono le tensioni miofasciali, e se ci sono delle disfunzioni vertebrali lavoro sui fulcri principali di movimento, sulle disfunzioni vertebrali, sia se sono disfunzioni specifiche o comunque di gruppo. Generalmente sono disfunzioni di gruppo, perché a meno che non ci sia un paziente in una fase acutissima, difficilmente troverò una disfunzione specifica. E poi lavoro sulla miofascia, quindi su tutto il tessuto connettivo che tiene unito i vari pezzi del nostro
nostro corpo. È chiarissimo. Dottore, una volta raggiunto l'obiettivo, quindi rimesso insomma tutto nella normalità, certo, immagino sia importantissimo il mantenimento. Quello che spiego sempre ai miei pazienti è che quando vengono da me stanno facendo un tagliando, quindi una cosa straordinaria, ma il compito più importante è il compito dei pazienti stessi di fare una manutenzione ordinaria. Certo. Quindi cambio olio e filtri alla macchina. E in realtà è molto importante, una volta finito il percorso, lavorare su quelle che sono le debolezze del paziente, i punti carenti, che in genere il paziente soffre sempre allo stesso modo, sempre nello stesso punto, e lavorare su quelle carenze, quelle ipomobilità, come noi le chiamiamo, prima che scoppi di nuovo un altro incendio. Certo. È importantissimo. Ci sono dei piccoli accorgimenti che di solito insomma facciamo insieme con il paziente, dove lui viene educato e sa come farli, con quale insomma dosaggio farli, cioè, frequenza. E soprattutto impara da solo qual è il momento giusto, perché meglio del paziente nessuno sa quando sta per succedere la vera crisi. Certo, è il primo dottore il paziente. Dottore, siamo in conclusione del nostro incontro, interessantissimo. Come sempre chiudiamo con qualche prezioso consiglio che ci vuol dare. Certo, allora, una cosa importantissima per chi fa smart working, consiglio sempre di prendersi una piccola pausa ogni ora, se possibile, ok? Per ricentrarsi su se stessi e liberare le tensioni del triangolo superiore, quindi delle spalle e del collo. Può bastare anche fare dei semplici respiri profondi e delle piccole mobilizzazioni cervicali, muovendo il capo come se volessi disegnare dei cerchi con la punta del naso, prima da un lato, poi dall'altro. Comunque dei piccoli gesti che rimettono piano piano in movimento la zona cervico-dorsale, che è quella che soffre di più. Certo, piccoli gesti con grandi benefici. Esatto. Dottore, è stato un grande piacere, io la saluto, l'aspetto per un nuovo appuntamento e nuovi argomenti. Grazie.